Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo davanti a Dio la nostra vita. Signore, tu sei la via che riconduce al Padre. Sei la verità che illumina i popoli. Christe, Christe, eleison. Signore, tu sei la vita che rinnova il mondo. Potente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Unigenite, Jesu Christe, Domine Deus Salus Dei, Filius Sanctus, qui tollis peccata ad dexteram patris miserere nobis. Omnia plus solus sanctus, tu solus dominus. Patris.
Preghiamo. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità, e lo Spirito santificatore per rivelare agli uomini il mistero della tua vita, fa che nella professione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Parola di Dio. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo, tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio. Alleluia.
gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. A Dio che è, che era e che viene. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore. Oggi, sabato 3 giugno 2023, durante l'Eucaristia vigiliare della solennità della Santissima Trinità, nella Chiesa Cattedrale di Verona, Sua Eccellenza Monsignor Domenico Pompili, Vescovo di Verona, conferisce il Sacro Ordine del Diaconato ai seguenti candidati. Degani Davide, della parrocchia di Vigo di Legnago. Eccomi. Ferrante Daniele, della parrocchia di Santa Teresa di Tombetta. Eccomi. Magnabosco Nicola, della parrocchia di Chievo. Eccomi. Moratello Gianni, della parrocchia di Pozzo. Eccomi. Natale Giovanni, della parrocchia di Lugana. Eccomi. Tutti della diocesi di Verona. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questi nostri fratelli siano ordinati diaconi. Sei certo che ne siano degni? Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne sono degni. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore, noi scegliamo questi nostri fratelli per l'ordine del diaconato. Thank you.
La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Nel saluto conclusivo che abbiamo sentito risuonare come seconda pagina, nel saluto conclusivo della seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, l'Apostolo formula un ultimo augurio a cui voi avete sollecitamente risposto. Grazia, amore e comunione nelle tre persone della Trinità, di cui da questa sera festeggiamo la solennità. Questo, l'amore, la grazia e la comunione, deve essere il clima che regna tra i cristiani, ad immagine del Dio uno e trino, perché se è vero, come recitava un antico adagio, dimmi in che Dio credi e ti dirò chi sei, i cristiani che ad immagine e somiglianza di Dio sono stati creati, di Lui riproducono l'unicità, ma insieme anche la differenza, la relazione. Sì, i cristiani che formano la Chiesa costituiscono un popolo che è unico ma articolato in diversi carismi e ministeri. Il cuore della fede dunque custodisce l'impronta del Dio di Gesù Cristo, che è unico ma non è mai solitario. Questo è il vertice della rivelazione cristiana, che fa la differenza rispetto a qualsiasi altra esperienza religiosa. Occorre dunque ripartire da questa origine fontale, se vogliamo capire chi siamo. E vista la circostanza in cui ci troviamo questa sera, e cioè la ordinazione di 5 diaconi, è a partire da questa origine fontale che ci è dato anche di comprendere meglio chi è il diacono. Già, perché non vi è dubbio che il diacono risulti ancora una figura assai misteriosa per la gente comune e talvolta perfino per gli addetti ai lavori. Lo si riduce spesso, il diacono, a che cosa può fare o non può fare. In particolare, in che cosa si differenzia il diacono dal presbitero. Ma così facendo non si fa chiarezza, ma si alimenta solo competizione. Per capire il diacono non bisogna partire dal ruolo particolare, piccolo o grande che sia, ma occorre partire sempre di nuovo dall'esistenza della Chiesa, esattamente così come l'ha voluta Gesù Cristo. E si scopre così che la Chiesa voluta da Gesù Cristo consiste essenzialmente, non secondo il nostro immaginario più frequente, in una istituzione, in un'azienda, in una serie di attività, ma la Chiesa in realtà esiste e sussiste unicamente per un annuncio, che è quello del Vangelo, che sinteticamente potremmo circoscrivere a quella risposta che abbiamo sentito evocare nella proclamazione del Vangelo, laddove il giovane rabbi di Nazaret ad un vecchio ebreo esperto della legge come Nicodemo replica dicendo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna.
E così scopriamo per bocca dello stesso Gesù che amare è sinonimo di dare e che Dio non ha dato qualcosa, ma ha dato se stesso, cioè qualcuno. In questo consiste la Chiesa, nel far risuonare questo annuncio che nel buio in cui spesso noi ci si trova a vivere squarcia le tenebre. Giusto 60 anni fa, esattamente come oggi, 3 giugno, moriva Papa Roncalli, Giovanni XXIII. Sì, esattamente 60 anni fa, qualche giorno prima della sua morte, era il 24 maggio del 1963, Roncalli dettava queste parole al suo fedele segretario, Loris Capovilla. Ora, più che mai, certo più che nei secoli passati, siamo intesi a servire l'uomo in quanto tale, e non solo i cattolici, a difendere anzitutto e dovunque i diritti della persona umana, e non solamente quelli della Chiesa Cattolica. E aggiungeva, non è il Vangelo che cambia, siamo noi che cominciamo a comprenderlo meglio. È giunto il momento di riconoscere i segni dei tempi, di coglierne le opportunità e di guardare lontano. Queste parole di un uomo che, pur essendo incamminato verso la morte, in realtà teneva aperto lo sguardo verso il futuro, mi pare che situino perfettamente quello che stiamo per vivere. Perché voi cinque, come diaconi, siete chiamati anzitutto a servire il Vangelo, cioè a renderlo comprensibile alla nostra generazione, svolgendo una funzione di ponte, di intermediazione, di dialogo all'interno di una società che è sempre più frammentata e di una Chiesa che talora è pure divisa. Il diacono è chiamato a svolgere questo ruolo di mediazione, perché il diacono è un ponte fra la Chiesa e il mondo, fra la liturgia e la carità, e ancor prima fra l'annuncio e la catechesi. Uomini che servono sono i diaconi, servono il dialogo e quindi servono l'ascolto, e questo fate rendendovi prossimi, cioè avvicinandovi. Il diacono poi, se sposato, e qui su 5, 4 sono tali, vive, unico fra gli ordinati, la comunione speciale con la donna nella famiglia. Non è un fatto marginale, ma è un vitale coinvolgimento di due mondi nella persona del diacono che è destinato sicuramente a portare frutto. Il diacono, infine, ad essere al servizio della pace, che è l'anelito più forte che sale dalla nostra generazione, ma è anche la sconfitta più cocente che siamo chiamati a registrare. Il diacono, dunque, è un ponte, non dimenticatelo, perché serve il Vangelo. Infatti, Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Abbiamo sentito le parole scandite dal Vescovo: il diacono è un ponte,
un ponte tra la Chiesa e il mondo, tra la liturgia e la carità. Il diacono deve essere a servizio. Accompagniamo con la nostra preghiera tutto il rito dell'ordinazione, che vede i nostri fratelli assumere gli impegni propri dell'ordine del diaconato, per essere in obbedienza al vescovo diocesano un dono d'amore, ministri della carità di Cristo. Prostrati a terra, gli ordinandi esprimono l'abbandono pieno a Dio e preparano il loro cuore ad accogliere il dono dello Spirito Santo, che mediante l'imposizione delle mani del nostro vescovo li consacrerà diaconi, accompagnati dalla preghiera di tutti noi. Figli carissimi, prima di ricevere l'ordine del diaconato dovrete manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni. Volete essere consacrati al ministero nella Chiesa per mezzo dell'imposizione delle mie mani con il dono dello Spirito Santo? Volete esercitare il ministero del diaconato con umiltà e amore, in aiuto dell'ordine sacerdotale, a servizio del popolo cristiano? Volete, come dice l'Apostolo, custodire in una coscienza pura il ministero della fede, per annunziarla con la parola e con le opere, secondo il Vangelo e la tradizione della Chiesa? Davide, tu che sei pronto a vivere nel celibato, vuoi, in segno della tua totale dedizione a Cristo, Signore, custodire per sempre questo impegno per il Regno dei Cieli a servizio di Dio e degli uomini? Volete custodire ed alimentare nel vostro stato di vita lo spirito di orazione e adempiere fedelmente l'impegno della liturgia delle ore, secondo la vostra condizione, insieme con il popolo di Dio, per la Chiesa e il mondo intero? Voi, che sull'altare sarete messi a contatto con il corpo e il sangue di Cristo, volete conformare a Lui tutta la vostra vita? Davide, prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Daniele, prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Nicola, prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Gianni, prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Giovanni, prometti a me e ai miei successori filiale rispetto ed obbedienza? Sì, lo prometto.
Dio che ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento. Preghiamo ora, fratelli e sorelle carissimi, preghiamo Dio Padre Onnipotente perché conceda la sua benedizione a questi suoi figli che ha voluto chiamare al ministero del diaconato. Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore, Santa Maria, Madre di Dio, San Michele, Santi Angeli di Dio, San Giovanni Battista, prega. San Giuseppe, prega. Santi Pietro e Paolo, prega. Sant'Andrea, prega. San Giovanni, Santi Apostoli ed Evangelisti, prega. Santa Maria Maddalena, prega. Santi Discepoli del Signore, prega. Santo Stefano, prega. Sant'Ignazio di Antiochia, prega. San Lorenzo, prega. Sante Perpetua e Felicita, prega. Sant'Agnese, prega. Santi Martiri di Cristo, prega. San Gregorio, Sant'Agostino, prega. Sant'Atanasio, prega. San Basilio, prega. San Martino, prega. Santi Cirillo e Metodio, prega. San Zeno, San Benedetto, prega. San Francesco, prega. San Domenico, prega. San Francesco Saverio, prega. San Giovanni Maria Vianney, Santa Caterina da Siena, prega. Santa Teresa d'Avila, prega. Santi e sante di Dio, prega. Nella tua misericordia, da ogni male, da ogni peccato, dalla morte eterna, per la tua incarnazione, per la tua morte e risurrezione, salva,
per il dono dello Spirito Santo. Noi peccatori ti preghiamo. Conforta e illumina la tua santa Chiesa. Proteggi il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e tutti i ministri del Vangelo. Benedici questi tuoi eletti. Benedici e santifica questi tuoi eletti. Benedici, santifica e consacra questi tuoi eletti. Manda nuovi operai nella tua messe. Dona al mondo intero la giustizia e la pace. Aiuta e conforta tutti coloro che sono nella prova e nel dolore. Custodisci e conferma nel tuo santo servizio noi e tutto il popolo a te consacrato. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Ascolta, o Dio, la nostra comune preghiera. Accompagna con il tuo paterno aiuto la nostra azione sacerdotale e santifica con la tua benedizione questi tuoi figli che noi confidiamo di poterti offrire per l'esercizio del sacro ministero nella Chiesa, per Cristo nostro Signore. Con l'imposizione delle mani e con la preghiera di ordinazione
questi nostri fratelli sono consacrati diaconi. Dio onnipotente, sorgente di grazia, dispensatore di ogni ordine e ministero, assistici con il tuo aiuto. Tu vivi in eterno e tutto disponi e rinnovi con la tua provvidenza di Padre. Per mezzo del tuo Verbo, il Figlio, Gesù Cristo, nostro Signore, tua potenza e sapienza compi nel tempo l'eterno disegno del tuo amore. Per opera dello Spirito Santo, tu hai formato la Chiesa, corpo del Cristo, varia e molteplice nei suoi carismi, articolata e compatta nelle sue membra. Così hai disposto che mediante i tre gradi del ministero da te istituito cresca e si edifichi il nuovo Tempio, come in antico scegliesti i figli di Levi a servizio del tabernacolo santo. Agli inizi della tua Chiesa, gli apostoli del tuo Figlio, guidati dallo Spirito Santo, scelsero 7 uomini stimati dal popolo come collaboratori nel ministero. Con la preghiera e con l'imposizione delle mani affidarono loro il servizio della carità per potersi dedicare pienamente all'orazione e all'annunzio della parola. Ora, o Padre, ascolta la nostra preghiera, guarda con bontà questi tuoi figli che noi consacriamo come diaconi perché servano al tuo altare nella Santa Chiesa. Ti supplichiamo, Signore, fondi in loro lo Spirito Santo, che li fortifichi con i 7 doni della tua grazia, perché compiano fedelmente l'opera del ministero. Siano pieni di ogni virtù, sinceri nella carità, premurosi verso i poveri e i deboli, umili nel suo servizio, retti e puri di cuore, vigilanti e fedeli nello spirito. L'esempio della loro vita generosa e casta sia un richiamo costante al Vangelo e susciti imitatori nel tuo popolo santo. Sostenuti dalla coscienza del bene compiuto, forte e perseveranti nella fede, siano immagine del tuo Figlio, che non è venuto per essere servito, ma per servire, e giungano con lui alla gloria del tuo regno. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Ora questi nostri fratelli sono diaconi. Indosseranno la loro veste, che è la dalmatica. Ci sono ora i riti esplicativi. Il primo di questi riti è la vestizione degli abiti diaconali, poi la consegna del libro del Vangelo. Ascoltiamo le parole del Vescovo. Ricevi il Vangelo di Cristo, del quale sei diventato l'annunziatore. Credi sempre ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni. Ricevi il Vangelo di Cristo, del quale sei diventato l'annunziatore.
Credi sempre ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni. Ricevi il Vangelo di Cristo del quale sei diventato l'annunziatore. Credi sempre ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni. Ricevi il Vangelo di Cristo del quale sei diventato l'annunziatore. Credi sempre ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni. Ricevi il Vangelo di Cristo, del quale sei diventato l'annunziatore. Credi sempre ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni. Vengono abbracciati e abbracciano tutti gli altri diaconi, quelli del seminario, ma c'è una bella schiera anche di diaconi permanenti. Credo in un solo Dio. Padre
Preghiamo, sorelle e fratelli, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Santifica, Signore nostro Dio, i doni del nostro servizio sacerdotale, sui quali invochiamo il Tuo nome. Per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne, a te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il tuo Figlio unigenito e con lo Spirito Santo sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo e con la stessa fede, senza differenze, lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza nella maestà divina. Gli angeli e gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode. Il Signore
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, l'Ordine Episcopale, i Presbiteri e i Diaconi. Ricordati anche dei tuoi servi, Davide, Daniele, Nicola, Gianni e Giovanni, oggi ammessi all'ordine del diaconato. Rendili veri imitatori di Cristo nel servizio del suo corpo, che è la Chiesa. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Egidio, Celenia, Ugo, Anna Maria, Paolo, Renato, Bruno, Angelo, Don Silvio, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Zeno, San Pietro da Verona e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Ere Cristo con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro,
che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria ai secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Momento della comunione sacramentale per coloro che stanno partecipando all'Eucaristia qui all'interno della Cattedrale di Verona, ma è momento di comunione spirituale anche per tutti coloro che con la radio, con la televisione, con altri mezzi tecnici stanno seguendo. Stanno pregando, stanno cantando, e allora apriamoci alla grazia che la Santissima Trinità in questa sua solennità ci porge. Thank you.
le parole che durante l'omelia il Vescovo Domenico ha ripetuto. Voi, rivolgendosi ai diaconi, voi, ha detto, siete chiamati a servire il Vangelo. Il diacono è un ponte tra la Chiesa e il mondo, è un ponte tra la liturgia e la carità. Il diacono deve essere sempre a servizio della pace. Davide, Daniele, Nicola, Gianni e Giovanni usciranno. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato il mondo e grida i piani. Ha innalzato le di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio, in tre persone, ci sia pegno di salvezza dell'anima e del corpo, per Cristo nostro Signore. Prima di invocare la benedizione, volevo dire grazie a quanti hanno accompagnato i nostri 5 diaconi verso questo giorno che apre il cammino del loro servizio all'interno della Chiesa. In particolare vorrei ringraziare il Vicario Generale, Monsignor Roberto Campostrini, Monsignor Matteo Ferrari, che non è qui però perché sta poco bene, e anche Don Zeno, che hanno accompagnato i nostri 5 diaconi. Ma con loro vorrei ringraziare anche tutti i docenti dello studio teologico che hanno seguito e in qualche modo orientato il vostro cammino, non senza citare anche i parroci di origine con i quali sicuramente questa scelta avete maturato. Permettete poi che dica una parola di ringraziamento alle famiglie dei 5 diaconi e in particolare alle 4 spose. Si è trattato di un consenso da parte vostra, che abbiamo chiarito non essere stata una exit strategy per liberare la casa, ma è stata piuttosto una condivisione, perché vi accadrà quello che succede a parti invertite a noi maschietti quando nasce un bambino in una famiglia e bisogna un po' riposizionare i rapporti, rimodulare i tempi, riprecisare le relazioni. Penso che questo accadrà, ma la vostra disponibilità a condividere questo servizio penso che sia motivo per questa Chiesa di dirvi grazie. Il Signore sia con voi. Dio, che vi ha chiamato al servizio degli uomini nella sua Chiesa, vi renda strumento della sua carità verso tutti, specialmente i poveri e i sofferenti. Amen. Egli, che vi ha affidato il compito di predicare il Vangelo di Cristo, vi aiuti ad essere con tutta la vostra vita autentici testimoni della sua parola. Amen. Dio, che per mezzo del suo Spirito vi ha costituito dispensatori dei suoi misteri, vi conceda di essere costruttori di carità e di pace a imitazione di Gesù Cristo, suo Figlio. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Che noi ci salutiamo rinnovando gli auguri a questi nostri fratelli perché siano, come ha detto il Vescovo, i servitori dei poveri. Grazie a quanti hanno partecipato e a quanti hanno curato anche la trasmissione. Passiamo la linea allo studio.